Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono neppure muoverli con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato». Questo discorso, registrato al capitolo 23, è duro e può meravigliarci di trovarlo sulla bocca di chi, con misericordia, perdonava i peccatori, mangiava con loro e li faceva sentire amati da Dio, anche se non meritavano tale amore. Gesù, possiamo dire, attacca i legittimi pastori del suo popolo, i dirigenti li chiameremo oggi, quelli che erano riconosciuti esperti delle sante scritture, che erano ritenuti maestri e modelli esemplari per i credenti. Queste guide invece esaurivano la realtà nella sola proclamazione verbale. Non ascoltavano in profondità, perché chi ascolta il Signore gli obbedisce. Ma essi preferivano sentire la parola del Signore, senza fare l'esperienza della faticosa realizzazione della volontà di Dio attraverso un intelligente discernimento e un'azione piena di carità. Gesù definisce questo comportamento ipocrisia e lo condanna, perché di fatto favorisce una cecità su se stessi fino a credere di essere giusti e poter condurre gli altri. Ma proviamo a pensare che cosa succede quando invece si ascolta e quando, tra virgolette, poi si predica di quello che si è vissuto. Chi ascolta capisce che dietro le parole ci sono i fatti concreti. Non conta infatti l'ostentazione di sicurezza o la tecnica della orazione. Quello che serve è la forza del testimone che ha vissuto l'esperienza diretta, ne ha fatto la fatica. Per questo Gesù è affascinante, perché non dice parole vuote o di semplice accusa. Egli conosce profondamente l'animo umano e incoraggia coloro che si avviano verso il Padre, rimproverando allo stesso tempo con senno coloro che si stanno perdendo. Ci è chiesta, fratelli, la stessa coerenza, la stessa profondità e serietà. Ci è chiesta la pace di colui che ha scelto veramente Dio, non solo a parole, ma con i fatti.